La questione rifiuti ha tenuto banco nella giornata di mercoledì con due manifestazioni importanti. La prima si è tenuta presso la zona dell'interporto ed è stata promossa dal neo sindaco di Cirignola, Franco Metta, che ha ribadito di fronte a tantissimi cittadini il no all'arrivo dei rifiuti sotto la sua giurisdizione, concetto che era stato ribadito più volte dallo stesso esponente del movimento politico La Cicogna durante la campagna elettorale e polemizzando apertamente con l'ex assessore regionale Elena Gentile. Poco prima dell'incontro con i cittadini si è incontrato sempre su questa vicenda con i dipendenti e il gruppo di amministrazione dell'Iposea, che ha sposato la linea dell'amministrazione comunale. Contemporaneamente, a qualche chilometro di distanza, alla discarica di Furcone Cafiero, si svolgeva una manifestazione simbolica del Partito Democratico. A differenza dell'affluenza di numerosi cittadini all'interporto, c'erano pochissimi sostenitori del partito, che tra l'altro è stata la prima uscita ufficiale per il segretario Tommaso Sgarro dopo la batosta elettorale, e ha risposto per le rime al sindaco Metta. Ci sono stati due striscioni che capeggiavano al cancello della discarica. Cirignola e Emergenza, e Franco, dove sei? Stiamo facendo un gesto simbolico, ma ricordatevi che la storia degli uomini è piena di gesti simbolici che hanno dato vita a situazioni che sono rimaste scritte nelle pagine più gloriose della storia dell'uomo. Allora noi simbolicamente oggi stiamo occupando un suolo che è questo alle mie spalle, che dovrebbe essere teoricamente la sede dello stoccaggio dei rifiuti che dovrebbero arrivare a Stazione Campagna attraverso la linea ferroviaria. Cometta, ma sono qui come sindaco di Cirignola. Allora il sindaco di Cirignola viene qua per dire a tutta la città, ma in particolare per dire agli imprenditori di questa zona, agli operai di questa zona, che qua, fino a quando io sarò sindaco di Cirignola, i rifiuti non verranno mai, mai e mai. Presidente della Regione Puglia Emiliano, nel congratularsi. Noi siamo reduci proprio da una manifestazione quasi simile alla vostra, che il sindaco Metta ha tenuto all'Interporto e ha detto sostanzialmente chiaramente che i rifiuti qui non arriveranno mai, e ha avanzato anche nuove polemiche nei confronti dell'ex assessore Elena Gentile. Vabbè, è il gioco facile, i rifiuti non arriveranno mai perché di fatto non arriveranno, punto. Cioè non è che non arriveranno perché lui a dire che non arriveranno. Di fatto i rifiuti non arriveranno, è stata una grande montatura, una grossa bufala da campagna elettorale, e adesso io voglio capire cosa lui abbia in testa per l'emergenza che abbiamo tra qualche mese riguardo ogni singolo cittadino di Cirignola. La campagna elettorale è finita, lui non è più l'opposizione, adesso ha un ruolo di governo, dovrebbe far capire ai cittadini e ai cittadini di Cirignola come intende governare questo problema. E di 9 morti e di una ventina di feriti al momento il primo bilancio, seppur parziale, di una sparatoria avvenuta in una chiesa metodista a Charleston nel South Carolina negli Stati Uniti. Lo hanno riferito fonti sul posto. La polizia via Twitter ha fatto sapere di essere alla ricerca di un sospetto, un uomo di origine bianca di circa 21 anni che indossa una maglia grigia ed blue jeans. Il luogo dove è avvenuta la sparatoria è una storica chiesa frequentata da afroamericani.